Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici. Qui ancora una volta il vostro Saint-Chan che vi saluta e benvenuti in un altro mio episodio. Ascoltavo oggi nel telegiornale che c'è questa epidemia di Ebola, che ancora dicono che la tengono sotto controllo, però gli sta sfuggendo, però non sanno bene. I governi dell'Africa non hanno mai fatto nulla per arginare la malattia e adesso cercano di correre ai ripari quando ormai è troppo tardi. Ma i governi degli stati del Mediterraneo, in particolare Italia, che stanno facendo al rispetto? Perché l'afflusso di immigrati provenienti dalle regioni colpite dall'Ebola è molto alto, qualche migliaio al giorno, e fra di loro ci può essere un contagiato. Uno soltanto che salga in un barcone ammalato e contagia tutti gli altri, basta uno starnuto. Noi in Italia che grado di diciamo provvedimenti, che grado di sicurezza abbiamo per arginare in tempo un focolare infettivo di Ebola? Perché non si sopravvive a quella malattia, è peggio del dengue, che tanto hanno anche allarmato la popolazione del mondo con il raffreddore aviario o porcino, che poi si è scoperto che è stato tutta una storia per vendere più Tamiflu e che si è reputato ineffettivo per debellare la malattia. Allora che è invece del dengue, che può realmente cagionare dei morti? Nessuno ne parla, nel telegiornale è quasi trattato marginalmente il tema dell'Ebola, quando addirittura l'influenza A è ancora un bau bau, uno spauracchio per molti. Perché non si parla dell'Ebola? Quindi io vorrei sapere il nostro sistema sanitario nazionale se sta in allerta e se veramente può far fronte a un'improvvisa pandemia di questa malattia, perché sembra che molte persone che per vari problemi immigrano nel nostro paese non hanno la possibilità di essere assistiti e curati convenientemente. Già delle malattie normali, immaginiamoci dell'Ebola. Che poi Italia sta nel mezzo del Mediterraneo e Africa sta a un tiro di schioppo. Quindi qualsiasi cosa succede in Africa subito viene in Europa attraverso l'Italia. E certo, e quindi in questo dobbiamo anche ricevere assistenza comunitaria da parte della comunità europea. Soli non possiamo far fronte manco all'Ebola, perché è una cosa continentale. Poi altre cose che ho sentito passano per tutti gli inciucci della politica italiana. Grillo non Grillo, Renzi non Renzi, si fa lo stupido e lo stupido e un dritto. Sempre le vecchie cose nuove, vecchie cose che si rispolverano all'occorrenza e diventano nuove. Non so. Poi ho visto dei video che spiegavano come avere successo in YouTube. Beh, sono dei buoni consigli, ma io vedo che a me la gente mi segue anche se faccio tutto il contrario. Parlo lento, prendo molte pause, non faccio tagli, non faccio edizione. Anche da YouTube mi hanno dato dei consigli
di fare tagli, di filmarmi in vari piani o scene, però vabbè, ma tanto a che serve? Potrei filmarmi anche con un secondo dispositivo e poi fare l'assemblaggio delle immagini. Ma tanto per dire quello che dico, anche se faccio una miscela di primi piani, secondi piani, antipiani, non cambia nulla. Io parlo sempre come parlo, dico le cose che dico, e se voi mi ascoltate è perché vi piace ascoltarmi. Non ho bisogno di fare ogni tanto qualche zoom, qualche cosa, qualche panoramica, qualche filmazione con un'altra camera per fare un mixaggio di immagini. Tanto io vedo che la gente mi segue quando ho da dire quello che ho da dire con spontaneità. E poi quindi il successo in YouTube passa anche per avere molte visioni, che a volte non so come, non mi aumentano le visioni dei video, però mi aumentano le visioni del canale ogni giorno. Si vede che quando dai la possibilità che lo vedano anche fuori dal tuo canale di YouTube, non aumentano le visioni del video, ma aumentano le visioni del canale. E quindi se uno parla con spontaneità di quello che ha da dire, la gente lo apprezza, non c'è bisogno di fare video tanto elaborati. Beh, tanto per continuare in tema, non so, le riforme che vogliono fare nella politica sanno di vecchio, come se ti danno a bere un vino novello, lo stappi e il sughero del tappo è marcio. E poi che sapore ha il vino? Ha vino nuovo. Ma e quindi la politica italiana è così: la scorci, la stappi e vedi che è agria. Vogliono toccare la Costituzione o ritoccarla, ma in che direzione? Il problema è che più toccano le cose questi politici, questi attuali politici, più la impasticciano, la inzaccherano, la zozzano. Sono molto deluso da questa politica e dai politici. Veramente non so dove andremo a finire. Facessero prima a dedicarsi a un'altra cosa. Chiamiamo i politici della Germania o del Giappone a fare politica in Italia, non so. Si potrà fare una tantum? E poi questa faccenda che YouTube ti dà del denaro. Erano arrivati a 98 dollari, che io dico bene, lordi, 20 netti, non so, qualcosa del genere. Adesso si è azzerato tutto. Porca miseria. Ci speravo che mi dessero un centone. 100 dollari, invece manco per niente, si è azzerato tutto e adesso è ricominciato da 0,05. Oh, ma come può essere? Ero arrivato a 98 lordi che non si sapeva di che, e adesso sta a 0,05, 1, un dollaro, pazzesco. Beh, poi ultimamente non ho potuto vedere molti video dei miei contatti di YouTube, ma lo farò, così come devo creare un video di gastronomia casareccia mettendo le foto, che ho più di 10.000 fotografie di gastronomia casareccia. Vabbè, gli orrori della guerra, che sempre c'è gente in internet disposta a giustificarli per spirito fazioso, anche quando l'ONU ha denunciato dei crimini di guerra e di lesa umanità, dei crimini contro i diritti umani, dei crimini di guerra orrendi, perché hanno distrutto scuole dell'ONU, ammazzato migliaia di bambini. E poi mi ha colpito, non so se nella Rai l'ho visto, ma in una televisione straniera, che degli israeliani si sono messi a ballare e cantavano: domani nella striscia di Gaza non ci sarà scuola perché abbiamo ucciso tutti i bambini. Con questo non voglio incriminare lo Stato israeliano, parliamo chiaro, ma voglio dire,
Non si può credere che i criminali stiano solo da una parte, se c'è gente disposta a uscire in piazza e a cantare queste cose. Evidentemente c'è una degenerazione del conflitto da ambo i bandi, per cui non si riesce più a tenere sotto controllo nulla. Si stanno uccidendo e poi le cifre parlano chiaro. Per andare a riscattare un soldato rapito, che invece si sapeva fin dal primo giorno che era morto sotto i bombardamenti israeliani, sono andati a bombardare delle scuole e ammazzare centinaia di bambini. E poi si viene a sapere che il soldato non è stato rapito, ma è stato vittima di fuoco amico. Prima dicevano che, vabbè, vittime collaterali, ma per colpa di Hamas, che lo utilizzava come scudi umani ai bambini e alle donne. Adesso si viene a sapere che il soldato non è stato ucciso, rapito da Hamas o ucciso da Hamas, ma che sapevano che era caduto vittima delle bombe israeliane. Allora forse hanno colpito delle scuole nelle quali non c'erano né armi né missili né tunnel, non so, mi viene il dubbio, ma magari sono io che penso male. Comunque stanno succedendo molti crimini nella regione. È impossibile imputare soltanto Hamas della maggior parte dei crimini. Sono crimini incrociati. Io non vedo l'ora che finisca questo conflitto e che regni per sempre la pace, ma ho dei dubbi che possa succedere, perché troppa violenza, ingiustificata, orrenda. E poi che altra notizia? Beh, niente. Poi adesso quelli del calcio si consoleranno, perché come se nulla fosse stanno discutendo delle prossime partite della nazionale italiana a livello europeo, di qua, di là. Quindi non era tanto importante il mondiale. Perso un incontro internazionale, se ne cerca di vincere un altro. Tanto i tifosi possono contare fra Serie A, Serie B, europee, internazionali, eccetera, Coppa Americana, Mercosur, eccetera, possono contare dalle 5 alle 7 partite a settimana fra selezioni locali e selezioni a livello nazionale. E poi si lamentano che i giocatori sono dopati. E se no, come farebbero a giocare in nazionale 2 o 3 volte alla settimana o al mese? E poi giocare anche nelle partite locali di Serie A, di Serie B, di Serie C, o a livello europeo con le squadre locali, se devono dopare. Beh, queste sono state le mie riflessioni del giorno. Vi ringrazio di seguirmi. Spero domani di registrare qualcosa. Io probabilmente oggi non registrerò più nulla. Beh, ci terremo in contatto. Arrivederci e grazie di tutto. Dal vostro Santen Chan, come sempre.